Allora darei il via alla conferenza vera e propria con l'intervento del nostro relatore Paolo Martinucci. Ringrazio per le cortesi parole di presentazione. Entro subito nel tema, anche in questo caso il tempo è veramente tiranno. Nel corso di questa mia conversazione userò spesso due termini, l'unità e il risorgimento, che spesso sono confusi, ma non lo devono essere. Confusi anche in un periodo di celebrazioni come quelle che stiamo celebrando in questo momento anche noi, scusate il bisticcio. Allora subito dicendo che l'unità è un fatto politico e militare che ha comportato per l'Italia delle trasformazioni sia di carattere territoriale che di carattere amministrativo che di carattere anche istituzionale nella forma di governo. Una unità che a mio parere era comunque necessaria, considerata la situazione in cui si trovava l'Italia in quel momento. Anzitutto vi era una concorrenza, una convivenza difficilissima tra le varie potenze europee dopo le avventure napoleoniche, dopo la Restaurazione. Concorrenza anche economica a livello coloniale, ma concorrenza sullo scacchiere europeo per imporre una propria egemonia politica. Parlo di Francia e d'Inghilterra. In questa situazione il nostro paese era schiacciato, certamente, in una situazione economicamente asfittica, relegato ai margini di quello che era al momento la rivoluzione economica e industriale che già aveva investito paesi come Francia ed Inghilterra, con una miriade di lacci, lacciuoli di carattere doganale e di dazi presenti sul territorio. Inoltre vi era un altro fatto che rendeva necessario l'unità ed era il contesto geopolitico che vedeva venir meno il ruolo di protezione e di mediazione di due grandi realtà sovranazionali. L'impero già era stato dichiarato decaduto comunque ai primi del 1800, l'impero e la Chiesa Cattolica. Veniva meno questa grande forza di mediazione e di protezione. Questo per quanto riguarda l'unità. Il risorgimento invece è un fenomeno prettamente culturale, direi una rivoluzione culturale che aveva la pretesa di portare il paese ad una modernizzazione, cioè portarlo a livello di progresso, di istruzione, così come dicevano i rivoluzionari del tempo, pari a quello dei paesi ritenuti più evoluti, di matrice protestante o che hanno avuto un grosso influsso dalla rivoluzione protestante. Quindi un movimento culturale che aveva l'idea di trasformare radicalmente il paese e che ha preceduto certamente il processo unitario, lo ha accompagnato, lo ha guidato e lo ha seguito anche, cambiando profondamente l'entità italiana che si era formata nei secoli. Mi preme comunque sottolineare subito, all'inizio di questo incontro, un aspetto. Non sono qui a fare l'antistoria italiana, sono qui a fare la storia italiana, a presentare pagine di storia che magari non abbiamo conosciuto, non per colpa nostra, perché non ce le hanno insegnate o non sono state sottolineate, ma racconto fatti veramente accaduti. Ecco, e per sgombrare fin dall'inizio ogni equivoco sul senso della mia relazione, faccio presente, faccio mio, direi, quello che l'onorevole Alfredo Mantovano, sottosegretario agli interni, ha fatto presente in una relazione ad un bel libro di Francesco Pappalardo che potete trovare al banchetto qualora vi interessasse. In una prefazione dice che in questo momento di celebrazioni bisogna evitare la forma acritica dell'apologia dell'evento unitario, evitando in ogni caso ogni forma di vittimismo o di rivendicazionismo nelle due versioni, nordista il primo, di stampo leghista direi, all'insegna del principio chi ce l'ha fatto fare di caricarci il sud, oppure sudista neoborbonico, secondo il quale si lamenta il fatto che i piemontesi sono venuti al sud a fare un'opera altamente predatoria, ma all'insegna del principio questo rivendicazionismo del maledetto il giorno in cui siete scesi a far cosa da noi? Ecco, perché ritengo che come
Si è trattato di un'operazione di stampo giacobino, unificare un territorio in dispregio, ripeto, non l'unificazione di per sé stessa, ma una unificazione in dispregio di ogni dato storico, istituzionale e culturale che si era stratificato nel tempo nella millenaria storia italiana. Bene, sarebbe altrettanto rivoluzionario pensare in questo momento a una disgregazione del paese. Lo stesso Presidente della Repubblica ha recentemente affermato, cito, le celebrazioni di questo storico anniversario siano occasione di riflessione seria e non a critica. E su questo non a critica vogliamo accontentare il Presidente della Repubblica e nel contempo una valorizzazione di tutto quel che ci unisce come nazione. Ho subito una domanda. Nel determinare il senso di appartenenza nazionale, nel definire le radici della nostra appartenenza nazionale, l'unico punto di riferimento imprescindibile è il Risorgimento? È una domanda più che legittima, penso. O l'Italia non è forse nata prima, o c'era anche prima. Per i vertici istituzionali, ma anche per buona parte degli storici accademici, sembrerebbe proprio di sì. Senza Risorgimento non si dà identità nazionale. Il Presidente della Repubblica, in un discorso del 15 aprile dell'anno scorso, ha parlato del processo unitario come di una grande stella polare che ha guidato il cambiamento dell'Italia. Il Presidente della Camera, in una delle sue innumerevoli esternazioni, anche adesso in campagna elettorale, sottolineava, in un discorso del novembre dell'anno scorso, che elementi culturali ed identitari alla base dell'unità sono un dato socialmente e culturalmente assai forte. Sembra quasi queste due prese di posizione un'affermazione scontata, direi un atto d'ufficio, quasi una difesa della ragione sociale dell'incarico che i due personaggi hanno. E invece il dibattito in corso nel paese registra una pluralità di opinioni e di valutazioni. Se vi ricordate, aveva già iniziato Luciano Violante nel lontano 1996, in occasione del suo discorso di insediamento alla Presidenza della Camera dei Deputati, ad affermare, cito testualmente, a differenza di altri paesi europei, l'Italia non ha ancora valori nazionali comunemente condivisi. Le due grandi vicende della storia nazionale, il Risorgimento e la Resistenza, hanno coinvolto solo una parte del paese ed una parte delle forze politiche. Ma facciamo parlare anche altre persone che non appartengono alla nostra area culturale o politica, o perlomeno guardano quest'area culturale e politica con altissimo senso critico. Ernesto Galli della Loggia, storico e opinionista del Corriere della Sera, ha dedicato due libri al problema, l'identità italiana e la morte della patria, la crisi dell'idea di nazione. Bene, lui parla di una fragilità dell'identità nazionale, che è percepita a distanza di un secolo come conseguenza di una rivoluzione e guerra civile. Vogliamo sentire un altro esponente di questa cultura? Scrive su Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, che peraltro ha dedicato un libro ad esaltare i padri della patria, facendo presente le vicende e i personaggi di cui gli italiani devono essere fieri. Bene, Aldo Cazzullo su Corriere della Sera del 13 febbraio di quest'anno dichiara testualmente: si nota scetticismo con cui partiti e ambienti culturali diversi guardano i 150 anni della nostra nazione. Sottolinea inoltre come per la sinistra marxista gramsciana, e qui metto anche il PD, perlomeno come erede di questa sinistra marxista gramsciana, il Risorgimento per costoro è visto non come una rivoluzione sociale come auspicavano, ma esclusivamente come una rivoluzione nazionale, una rivoluzione tradita in sostanza. Per i cattolici, segnala sempre Cazzullo, il Risorgimento poi si fece contro il Papa.
Umberto Eco, non certamente tenero nei confronti della nostra area culturale. Intervistato da Repubblica il 18 febbraio di quest'anno per propagandare il suo libro Il cimitero di Praga, fa presente come il Risorgimento è stata una lotta fratricida, perché dice, cito testualmente, nel nostro paese non c'è mai l'uccisione del padre come è avvenuto in Inghilterra, alludeva all'uccisione di Carlo I, o come è avvenuto in Francia, alludeva all'uccisione di Luigi XVI. Nel nostro paese ci si ammazza tra fratelli, è una lotta fratricida. C'è il fratricidio continuo, tutti sono abituati a combattersi tra loro. Parole di Umberto Eco. Vogliamo sentire l'opinione di un cattolico su Avvenire, il professor Giampaolo Romanato, analizzando la legislazione anticattolica che ha investito il paese dal 1848, ma in modo particolare dal 1866 e il 1667, perdon, forse ho detto 1948, è 1848. Bene, dice, l'Italia è stata liberale, di certo non lo è stata nei confronti delle istituzioni cattoliche. Vedremo poi perché. Il dibattito del paese poi fa registrare posizioni anche folcloristiche. Pensiamo alle posizioni leghiste neoborboniche alimentate dalla cosiddetta storiografia revisionistica, che registra numerosissime pubblicazioni, le quali certamente non dicono tutta la verità sul Risorgimento, ma di certo quello che dicono, come ebbe a sottolineare Maurizio Blondet sull'Avvenire nel lontano 2001, in ogni caso quello che presentano, questa storiografia, a volte è una storiografia di nicchia, di storici locali che vanno a frugare nelle biblioteche, negli archivi. Bene, quello che presenta questa storiografia è di certo una brutta verità, non conosciuta, che non appare sui libri di testo né nei corsi universitari. Ma che dire allora di quello che è stato fatto su una piazza del Veneto, è stato bruciato il ritratto di Garibaldi, oppure del presidente della provincia di Bolzano che si rifiuta di partecipare alle celebrazioni. Bene, vuol dire che nel paese c'è un dibattito sul Risorgimento e sul processo d'unificazione. Eppure proprio dai maggiori critici del processo risorgimentale, i cattolici, vengono forti richiami ad una maggiore coesione, ad una maggiore solidarietà, ad un maggior senso della patria, ad una condivisione di valori forti che costituiscono il vero patrimonio identitario della nazione italiana. La presenza alle celebrazioni di Porta Pia del cardinale Tarcisio Bertone, la prolusione di Angelo Bagnasco, vescovo, presidente della Conferenza Episcopale Italiana l'anno scorso, il 24 maggio, sono tutte manifestazioni che, pur non mettendo da parte le grosse divisioni che ci sono state, hanno solo lo scopo di offrire quasi un supplemento d'anima. È un paese in grave difficoltà politica ed economica che non riesce a riconoscere la propria identità. La grande preghiera fatta per l'Italia da Giovanni Paolo II, oggi beato, nel 1994. Nella premessa a questa preghiera veniva presentato, sì, in questo caso, una serie di stelle polari che fondano l'identità italiana. Il beato Giovanni Paolo II parlava di un patrimonio di fede e di cultura posto alle basi di tutta la storia italiana, data dalla compenetrazione della civiltà greca e romana, inverata dal cristianesimo, che ha generato quello che gli storici comunemente ritengono essere il Medioevo, ritenuto da il beato Papa Giovanni Paolo II un periodo d'oro per la storia d'Italia, in cui si manifesta, sono sue testuali parole, il genio del cristianesimo, e citava San Francesco, Santa Caterina da Siena, San Tommaso d'Aquino. Come non ricordare un senso di amor di patria altissimo e nobile nell'omelia del cardinal Camillo Ruini davanti alle 19 bare
dei soldati trucidati a Nassiriya, che ha forse rappresentato una delle non molte occasioni in cui gli italiani si sono sentiti orgogliosi di essere tali, di essere italiani, soldati portati in una terra straniera per portare la pace, vengono uccisi. Questa è stata una manifestazione grande di appartenenza al senso nazionale. In ogni caso, venendo a noi, se questo è il contenuto del dibattito del Paese, almeno il dibattito laico, occorre constatare che nonostante le massicce dosi di educazione civica propinate dalle scuole italiane da 150 anni, sul Risorgimento c'è ancora una grande confusione, ma soprattutto il Risorgimento non gode ancora un'unanime considerazione positiva. Per quale motivo? Perché il Risorgimento è stato un movimento ideologico che, volendo modernizzare l'Italia, ha voluto implementare in Italia idee, modi d'essere non italiani. Il carattere mitologico ereditato dalla cultura illuministica della Francia e dell'Inghilterra ha dato origine a un culto, ad una religione civile. L'esaltazione dei padri della patria da Cavour, Mazzini e Garibaldi, l'esaltazione della monarchia sabauda, esaltandone oltremodo meriti e nascondendo difetti, difficoltà storiche ed errori storici anche, ha determinato nell'Italia unita quella che Mario Isnenghi, già professore di storia contemporanea a Ca' Foscari di Venezia, definisce un'ondata monumentalistica di massa che a partire dagli anni 70 materializza gli alfabeti civili dell'unità messa in posa. E il professor Romano Ugolini parla di questa Italia come di un monumento pietrificato pressoché immutabile. Questo perché il Risorgimento aveva alla base una visione del mondo e della società lontane dalle filosofie e dal modo di vedere, dal genius loci, diciamo, italiano. Erano le filosofie utopistiche francesi e inglesi a muovere gli animi dei rivoluzionari risorgimentali. Lo stesso Cavour era definito da Gioberti, che voleva l'unità d'Italia, ma la voleva in un certo modo, era definito anglico nelle idee e gallico nella lingua. Il Risorgimento fu vissuto dalla popolazione italiana come un movimento sostanzialmente astratto e non rispondente ai sentimenti, agli interessi e ai bisogni concreti della maggioranza dei cittadini. Fu espressione di un movimento culturale che poteva essere sul 2% della popolazione, non di più. E inoltre l'unificazione è avvenuta non in modo indolore, ma attraverso lotte sanguinose e una mitizzazione, come ho accennato prima, che nulla a che vedere con la verità storica. Sono ferite che sono rimaste per un secolo e mezzo nel tessuto sociale del paese e nel subconscio delle persone, soprattutto al sud. Tanto è vero che ci si può chiedere, questo movimento culturale ha comportato una vera emancipazione della popolazione italiana, dello Stato nuovo che era venuto formandosi, o si è trattato invece di una rivoluzione che ha sovvertito un ordine sociale preesistente? Dal punto di vista ideale dobbiamo essere chiari, il Risorgimento è figlio legittimo della Rivoluzione francese, ne ha sposato l'ideologia. Di più, il Risorgimento è frutto di quel dispotismo illuminato che pretendeva di razionalizzare la vita sociale e civile dei popoli. Ne avete avuto un esempio anche in Toscana, quando il Granduca, seguendo le istanze dei movimenti giansenistici, aveva pensato di abolire corporazioni, di modificare anche le forme liturgiche. E il popolo, a Livorno e in altre zone
della Toscana si è ribellata. Operazione quindi intellettualistica, illuministica, non corrispondente alle esigenze e ai bisogni della gente. Bene, questo legame, dispotismo illuminato, giacobinismo e rivoluzione italiana è di tutta evidenza e su questo gli storici sono d'accordo. E questa è una prima interpretazione del risorgimento. Ve n'è un'altra, più moderata, che privilegia le radici e i protagonisti autoctoni del movimento, del moto risorgimentale, che ha portato all'unità. E sotto questo aspetto certamente ha contribuito a una unità che per molti doveva essere vista spogliata da ogni riferimento ideologico rivoluzionario importato dalla Francia. La Lombardia stessa, che era in mano agli austriaci, ha visto l'appoggio all'unità di parte della borghesia e del mondo cattolico, perché la monarchia austriaca, che era una monarchia certamente burocratica, a volte odiosamente poliziesca, aveva determinato un blocco sociale di opposizione che si era riconosciuto nel costituzionalismo. Bene, queste radici autoctone moderate vi sono state nel Risorgimento, certo, ma meglio ancora possono essere racchiuse nel termine unità, l'unità d'Italia. Ecco, l'unificazione della penisola fu uno dei due momenti decisivi che ha dominato la nascita dell'Italia moderna, ma è anche una caratteristica assente nella rivoluzione francese del 1789, la Francia era già unita da qualche secolo. Certamente l'unificazione sarebbe potuta avvenire in modi diversi. Già nella seconda metà del 1700 Gianfrancesco Galeani Napione aveva proposto una confederazione di stati mediterranei e solo nel 1791, in funzione antifrancese, aveva pensato di mettere a capo di questo movimento la monarchia dei Savoia. L'abate Vincenzo Gioberti aveva presentato certamente nel primato una proposta di unificazione italiana, così come Cesare Baldo sotto la guida dei Savoia, ma anche il beato Antonio Rosmini Serbati non intendevano certamente contrapporsi alla Chiesa. Oppure vi erano anche altre scelte, la scelta rivoluzionaria repubblicana di Giuseppe Mazzini, scelta radicale basata sul terrorismo, o di Carlo Cattaneo, volevano una repubblica, non una monarchia. Invece l'unità venne realizzata all'insegna di un liberalismo moderato, ma con un fortissimo nazionalismo, che si intrecciavano e si mescolavano con gli interessi geopolitici del Regno di Sardegna, proteso ad espandersi prima al nord, e poi anche per i fatti seguiti alla seconda guerra di dipendenza, a espandersi al sud. E questa è una comunque espansione territoriale del Piemonte che è seguita una prospettiva ideologica con un debito evidente nei confronti della rivoluzione francese e in particolare nei confronti della dominazione napoleonica in Italia dal 1796 al 1815, con una modalità che intendeva rinnovare gli assetti culturali e politici che ebbero comunque effetti dirompenti nei confronti di un passato plurisecolare comune a tutti i popoli italiani. Vorrei far presente quanto il sociologo Massimo Introvigne ha sottolineato in una sua riflessione sul processo di unificazione. La modernizzazione italiana si è svolta sotto l'influenza del partito anti-italiano. Perché? Perché voleva implementare in Italia una concezione ideale politica non conforme alla tradizione italiana. Le élite che hanno unito l'Italia così come l'hanno unita, ma noi lo diciamo, non siamo
di principio contraria all'unità d'Italia. Ad essa bisognava aggiungere. Condividevano queste elite questo giudizio. L'etos cattolico è legato a uno stato di arretratezza dell'Italia. Bisognava rifare gli italiani, ma soprattutto bisognava fare un'Italia ideale contro gli italiani reali. E quando l'ideologia cozza contro la realtà, il fanatismo ideologico uccide la realtà e da qui i danni alla realtà e alle persone. Certo, avevano ragione coloro che dicevano che l'ethos cattolico era radicato nei localismi, nella peculiarità regionale. Da qui la lotta dello Stato unitario contro ogni azione municipalistica o federativa. Si vuole uno Stato non federativo, tra l'altro. Perché il risorgimento che avvenne nella realtà si tradusse invece nella emarginazione completa delle classi politiche preunitarie, in un esproprio totale delle risorse materiali e immateriali. Pensiamo alla ricchezza dei codici, degli statuti e delle autonomie che vigevano in Italia e delle opere di carità presenti nei vari regni e principati soppressi, che dovevano certo aprirsi a una forma collaborativa, ad una forma unitaria. Guardate che il dibattito sul territorio italiano circa l'unità c'era, ci volevano forme di collaborazione doganale, si voleva, pensate al ruolo avuto da Pio IX, lo si voleva a capo di una federazione di stati. Invece l'unità portò a una dispersione totale dei patrimoni di esperienza accumulati in secoli di unità culturale, che determinarono anche migrazioni, distruzioni di vari regni e di principati. Un patrimonio di esperienza, di storia, disperso totalmente. È stata distrutta l'articolazione, come sottolinea lo storico Mario Albertini, federalista, l'articolazione di una nazione spontanea per imporre una visione politica importata dall'estero, dalla Francia e dall'Inghilterra, con una sistematica demolizione di tantissime istituzioni, di interessi e di amministrazioni, applicando un fortissimo accentramento politico e una pesantissima uniformità amministrativa, attuando una secolarizzazione esasperata in lotta permanente, continua fino a concordato con la Chiesa Cattolica. Cosa ha lasciato il Risorgimento? Sostanzialmente ha lasciato irrisolto tre questioni. La questione cattolica, da non confondere con la questione romana. La questione cattolica è ben più ampia, più radicata e richiama, indica il ruolo della presenza della fede e dei cattolici nel contesto nazionale. La questione romana riguarda invece il rapporto tra Stato e Chiesa, le controversie burocratiche che ci sono state nel secolo scorso. Bene, la questione romana è stata risolta compiutamente con i patti lateranensi, attraverso il concordato, certamente. La questione cattolica invece è ben più ampia, perché è basata sulla separazione tra Stato e Chiesa. Ricordate la definizione di Cavour? Libera Chiesa, libero Stato, che permettetemi di tradurre così come era, sembrava potesse essere letta come libera volpe e libero pollaio. Bravo. Fu sostituita da quella di Luigi Lazzati, non meno eversiva, che stabiliva questo: libera Chiesa sì, ma all'interno delle leggi, di leggi stabilite esclusivamente dallo Stato. Questo portò a una scristianizzazione della sfera pubblica e al ridimensionamento della presenza organizzata dei cattolici. Si assiste quindi con l'Unità d'Italia
a un'eclisse politica dei cattolici continuata anche durante il fascismo. Ci si può chiedere se fu un errore. Certo, ai cattolici del tempo questo attacco alla Chiesa sembrava una cosa talmente grande, talmente mastodontica, che alla base vi era un ragionamento di questo tipo: non poteva durare, Dio non doveva intervenire, non poteva esistere una cosa di questo tipo. E invece è durata moltissimi anni, fino al 28 perlomeno. È continuata anche dopo la caduta del fascismo, nella scarsa incisività dei regimi cosiddetti democratico-cristiani della Prima Repubblica, dove il cattolicesimo venne indubbiamente rispettato, ma mai effettivamente ripreso come fondamento delle origini della nazione e come componente vitale della vita pubblica italiana. La Democrazia Cristiana e i suoi principali intellettuali di riferimento cercarono di silenziare le battaglie ottocentesche del movimento cattolico e mai assunsero una posizione chiara contraria alle leggi liberticide per la libertà della Chiesa fatte nel periodo risorgimentale e denunciate in primis dal beato Papa Pio IX e poi dal movimento cattolico intransigente in generale, che lo storico liberale Giovanni Spadolini ha chiamato l'opposizione cattolica in Italia. Così nel tempo sarà dimenticata l'idea del risorgimento come momento fondamentale dell'opera di cristianizzazione della nazione italiana. Un altro aspetto, la questione meridionale. La guerra civile che sconvolse il Mezzogiorno nel decennio che va dal 1860 al 1880 costò perlomeno 10.000 morti. È una guerra su cui è steso silenzio, quasi silenziata. Lo chiamavano brigantaggio, ma non era così. Certo, come tutti i fatti d'armi, si possono intrufolare che le persone meno oneste e le più male intenzionate. Ma fu un'opposizione invece in difesa di sacrosanti diritti, che lasciò comunque uno strascico di rancori etnico-classisti che ancora oggi sono percepibili nelle viscere del Sud. E forse anche da qui il disagio che c'è nel Sud nei confronti dello Stato, il ricorso all'organizzazione mafiosa come luogo di difesa dei propri interessi. Il Sud è insofferente molte volte nei confronti dello Stato, si sente a volte perseguitato ed escluso. Ma l'origine è qui e spesso ricorre alla protezione delle associazioni di tipo criminale mafioso. Ma parliamoci chiaro, fu proprio quando il re di Napoli diede in mano il governo della città di Napoli al ministro di polizia Liborio Romano, un massone del tempo, il quale fece riferimento alla Camorra e chiese aiuto alla Camorra per mantenere l'ordine pubblico. Questo è un dato storico di cui non si parla, ma che ha inciso molto. Ciò ha generato la guerra civile, il fenomeno del brigantaggio che è conosciuto da tutti. Per poi parlare della spoliazione economica, i costi dell'unificazione, gran parte accollati al Sud in questo caso. Fu istituito allora il Gran Libro del Debito Pubblico, in cui venivano iscritti i debiti degli stati, oltre la metà erano debiti contratti dal Regno del Piemonte per poter pagare le guerre d'indipendenza. Furono spese sostenute per l'invasione, ma le pagò quasi tutto il Sud. Vorrei citarvi due studiosi del problema. Scusate un attimo. Uno è Giacinto De Sivo, Coevo e gli avvenimenti. Nel suo scritto in napoletano Il cospetto delle nazioni civili dice testualmente: l'unità per noi è ruina. Siamo costretti a pagare i debiti fatti dal Piemonte appunto per corrompere e comprare il nostro paese. Con la fusione dei debiti pubblici, noi 9 milioni di anime
con un lieve debito di 550 milioni di lire, ci fondiamo con 4 milioni d'anime che hanno l'enorme debito che sopravanza i 1.000 milioni. Vale a dire che noi pagheremo 4 volte i nostri debiti. Avvezzi alla pace saremo trascinati a combattere le frequenti guerre europee e a fare i soldati lontani da casa in luoghi nevosi e mortiferi a 1.000 miglia distinti. Beh, io vi porto un esempio di un soldato valtellinese. Io sono valtellinese, della provincia di Sondrio. Un soldato di un paesino ha fatto 11 anni di naia. Fatto soldato sotto l'Austria nel 58-59. Poi l'hanno richiamato, ha finito nel 69-70, 1870. Saremo chiamati a fare i soldati lontano da casa, dice Giacinto Sessivo, in luoghi nevosi e mortiferi a miglia e miglia distanti. E Luigi Einaudi, più vicino a noi, nel suo libro Il Buon Governo, dice: sì, è vero che noi settentrionali abbiamo contribuito di meno ed abbiamo approfittato di più delle spese fatte dallo Stato italiano dopo la conquista dell'unità e dell'indipendenza nazionale. Peccammo, è vero, di egoismo quando Settentrione riuscì a cingere di una forte barriera doganale il territorio nazionale e ad assicurare così alle proprie industrie il monopolio del mercato nazionale. Quindi vi fu una spoliazione anche economica nelle terre conquistate. Il carico fiscale fu aumentato, le industrie meridionali persero le commesse statali che venivano ora assegnate alle industrie del nord, di Torino, di Milano in particolare. Fu creato un mercato nazionale nuovo che ruppe gli equilibri dell'economia del Mezzogiorno. Bisogna dire che la decadenza del Mezzogiorno inizia proprio dopo l'unificazione dell'Italia. Entra in una fase di declino fino a metà del Novecento. Tra il 1870 e il 1915 sono stati calcolati 5 milioni e 400 mila emigranti che hanno lasciato il sud per le Americhe e l'Australia. Un'altra questione lasciata in eredità, la questione federalista, relativa alla forma dello Stato. Solo adesso ci si accorge che l'Italia poteva essere federale e le proposte c'erano anche allora. Lo Stato Sabaudo la volle centralizzata sul modello centralistico francese, quando invece il vestito politico proprio adatto al nostro Paese sarebbe stato certamente di carattere federale, nel rispetto delle profonde diversità delle popolazioni, delle loro storie e dei rispettivi governi preunitari. Una questione che non venne risolta nel 1970 con l'istituzione delle regioni, visto che esse ebbero un'impronta verticistica ed astratica, burocratica. In sostanza, con la riforma delle regioni è stato decentrato il centralismo. Lo Stato si è avvicinato ancora di più in modo vessatorio alla popolazione. Che dire poi dell'istituzione anche delle province? Aveva senso mantenerle? Tutta una serie di interrogativi che sembrano venire al nodo, laddove ora si parla di Stato federale. E allora, velocemente verso una conclusione, cosa manca per ricostruire una memoria nazionale condivisa, o se non proprio condivisa, vorrei usare le parole di Paolo Pansa, che si è attirato addosso un mare di critiche, soprattutto da coloro con cui aveva fatto un viaggio culturale per tantissimo tempo. Ha avuto il coraggio di parlare anche della resistenza. Perché non c'è ancora una memoria accettata se non condivisa? Vi è un modo solo: non occultare la verità storica, ma presentandola. La storia d'Italia va presentata senza mettere in discussione un'unità che esiste da 150 anni. Certo, è una storia che va studiata, va approfondita in tutti i vari aspetti, anche in quelli che abbiamo accennato, anche negli aspetti di coloro che si opponevano a quel tipo di unità.
ma va letta e studiata non col paraocchi di ideologia. Non bisogna essere asserviti a delle ideologie e soprattutto non ci si riconosce in storie ricostruite in modo parziale, in storie che non ci appartengono. Perché lo diciamo chiaro, la vicenda politica e culturale degli ultimi due presidenti della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano, a cui va in ogni caso il nostro rispetto per l'alta funzione che rappresentano, in ogni caso la loro storia culturale non può essere rappresentativa dell'identità italiana. Essi rappresentano invece il partito, da questo punto di vista, anti-italiano. Né l'azionismo né il comunismo avrebbero fatto il bene dell'Italia qualora avessero assunto totalmente il potere nella nostra nazione. Ma che dire del patriottismo costituzionale di cui si parla tanto in questo periodo e che vede in prima fila anche l'attuale presidente della Camera, Gianfranco Fini. Non esprime certo l'identità della nazione italiana, perché l'identità non potrà che basarsi sulla condivisione dei valori che hanno fatto l'Italia e non sulla sola soluzione ai problemi politici ed economici e tecnici che pur esistono e che si cerca, a questi si cerca di dare risposta. Attuare una ricerca storica della verità storica, quindi, favorirà la riscoperta di un'autentica identità nazionale, di una memoria condivisa, un'identità svincolata da ogni ideologia. L'ideologia è la morte della verità, perché pretende di indirizzare, ricostruire, riformare la realtà in virtù di un principio astratto. Da qui i mali, i dolori, gli eccidi del secolo breve del Novecento, sia esso male incarnato nella forma nazista che in quella comunista. Bisogna ricostruire quindi una memoria condivisa che possa accomunare laici e cattolici, perché è centrata sui valori veri espressi dalla storia del nostro paese e sulle profonde radici del paese stesso. L'Italia non è nata nel 1861, esisteva da secoli. Citiamo Dante, San Francesco, Santa Caterina, santi, poeti, navigatori ed eroi. Li mettiamo tutti, tutti italiani certamente. Essa è nata nell'alto medioevo ed è frutto certo dell'incontro della cultura classica e del cristianesimo. Dirò di più, anche frutto di un incontro di una cultura proveniente dal nord, la cultura dei cosiddetti barbari germanici, che portavano comunque una sanità di costumi che Roma antica aveva perso e hanno irrorato sangue fresco nelle vene della popolazione italiana, intendo dal punto di vista culturale, come approccio alla realtà, al dato vissuto. È l'Italia la sede del capo della cristianità, quindi, dove il papato ha un grande ruolo unificatore, l'ha sempre avuto nella storia. La sua identità si è riobustita nei secoli, resistendo in primis nell'espansione all'Islam, nel secolo IX e X non galleggiava un legno cristiano nel Mediterraneo del Sud, ma ha resistito anche alla rivoluzione protestante e si è rafforzato durante la Controriforma, che non è un momento oscurantista, è un momento di vera manifestazione di fede cattolica, di attaccamento al papato, una unità che si è manifestata nella grande insorgenza antinapoleonica dal 1792 al 1814, antirivoluzionaria perché contestava i principi livellatori ideologici della rivoluzione francese, una identità che si è manifestata anche nelle forme oppositive al processo di cristianizzazione della società italiana e di centralizzazione del potere attuate durante il Risorgimento. Grazie.